Noi siamo molto orgogliosi che ci sia stata fatta la dedica di questa piazzetta. Tonino Conte è un personaggio che a Genova ha dato molto, ha fatto molto per la città di Genova ed è giusto che la città di Genova ricompensi, così tra virgolette, perché non è proprio una ricompensa, però è un segno importante, eh? Un nome che rimane in una strada, una piazza, un belvedere eccetera della nostra città a significare quello che le persone hanno fatto per questa città. Questo è il motivo importante che oggi vogliamo sottolineare. Poi la figura di Tonino Conte, voi la conoscete tutti meglio di me, è una persona che ha fatto molto per il teatro, ma soprattutto ha portato, invece che portare la gente a teatro come tanti dicono, lui ha portato il teatro tra la gente, portandolo anche in giro. Questo è una cosa molto importante, perché ha dato la possibilità a molti di conoscere il teatro. Bisogna immaginarsi appunto questo posto come era. Questi giardini non esistevano, c'era un cumulo di macerie e c'era una paratia di metallo che chiudeva l'accesso all'altra parte. Il passaggio tra il museo, che è aperto prima del teatro, e la piazza era chiuso. E poi questo belvedere non sarebbe completo se non dicesse gli artisti che Tonino ha fatto conoscere e che ancora erano sconosciuti. Quando abbiamo fatto venire Bergonzoni venivano 10 persone, lo stesso Lella Costa, altri erano più conosciuti. E poi prima di qua, di Piazza Negri, Tonino al Teatro Alcione ha fatto venire il grande teatro internazionale, che adesso fa parte dei programmi, Vittoria Chaplin, Jean-Baptiste Thierry, cioè sono cose che adesso tutti mettono in programma. Allora era una novità. Questa ricostruzione è un bellissimo segno e così anche quest'area, questa piazza diventa veramente un segno di quello che si può fare nel centro storico.